Bene, bentornati oggi in questo nuovo video dove andremo a vedere come risolvere un problemino che affligge un po' tutti noi, ovvero quello che i nostri pappagalli sporcano sempre l'acqua. Ebbene sì, è una cattiva abitudine che hanno quasi tutti i pappagalli, non lo fanno perché si divertono a sporcare l'acqua naturalmente, ma lo fanno semplicemente perché non capiscono che per loro in realtà è controproducente. E quindi oggi vi farò vedere come sono riuscito a risolvere questo problema, almeno con Giorgio, perché in realtà Tito non lo fa, cioè almeno che non ci vada qualcosa accidentalmente, non è che lui ce lo va a buttare il sudicio dentro l'acqua, ma invece nell'acqua di Giorgio ci poteva trovare di tutto, dai giochi al mangiare, ad altro, e quindi mi sono chiesto come posso risolvere questo problema e finalmente ho trovato una soluzione veramente efficiente, si può dire. Voglio ringraziare Andrew, il ragazzo avete visto nel video del Cato Rosa, se non avete visto andatelo a vedere, perché mi sono anche consultato con lui, poi dopo vi andrò a spiegare il perché, e quindi ci tengo a ringraziarlo ancora una volta per avermi consigliato. Ma detto questo vi lascio un breve unboxing della cosa, perché sì, è una cosa che ho ordinato, una cosa che ho acquistato, spendendo anche abbastanza soldi, però andiamo subito a vederlo, quindi breve unboxing e poi torniamo qua. Dentro si presenta così, abbiamo roba per agganciarlo, ecco questo è il beccuccio, come vedete c'è questa pallina che funziona solamente in questa maniera, il pappagallo va a premere qua, insomma fa girare la pallina e esce l'acqua a quantità, quindi a gocce. È il solito aggeggio che in Italia si usa principalmente per i roditori, però dovrebbe essere molto utile anche ai pappagalli perché, come sapete, sporcano molto l'acqua, soprattutto Giorgio. Intanto ne ho prese uno, voglio vedere innanzitutto se mi ci trovo bene e tutto, perché comunque vi ho detto costa abbastanza, e poi in caso penso anche di comprarlo anche all'altro, però boh, vediamo, perché Tito comunque l'acqua non la sporca. Però bottiglia naturalmente in vetro, ora non vorrei spaccare tutto. Bottiglia in vetro enorme, gigantesca, questa è da 32 oz. Devo capire come si monta, qua dentro, ah c'è anche questo, che siamo un piede di porco, ok? C'è questo affare per montarla e niente, insomma poi vedrete gli aggiornamenti e come mi ci trovo, quindi diciamo questa è un po' una recensione, un test, una roba per capire se questo aggeggio funziona, insomma vedete tutto bene nel video e niente. E quindi sì, parliamo di un vero e proprio beverino che si vede spesso per i roditori, ma in realtà in America sono ancora avanti e quindi hanno fatto questo beverino per pappagalli. Non è solo per pappagalli, si può utilizzare naturalmente anche per altri animali, come ho detto anche i roditori, o piccoli animali in generale, come c'è scritto lì. E semplicemente riempite la boccia con l'acqua e poi qua giù c'è una sferetta che blocca l'acqua quando non deve scendere, e invece quando si va a muovere la pallina, la sferetta, come vedete l'acqua viene a scendere. Questo affare l'ho ordinato dall'America perché in Italia non esistono queste cose, come ho detto in Italia la roba per pappagalli scarseggia oppure diciamo che è quasi assente, e quindi sì, l'ho ordinato dall'America, in sé costa ma neanche troppo, con le spedizioni dall'America costa abbastanza, però ne vale la pena perché se comprate i beverini e trovate qui in Italia non sono efficienti per pappagalli, non tanto per come funziona perché funzionano allo stesso modo, però questo qui, come vi farò adesso vedere, ha proprio l'attacco alla gabbia a prova di pappagallo, e poi naturalmente è fatto con materiali sicuri, qualità molto alta, quindi naturalmente di vetro, non prendete quelli in plastica perché poi a lungo andare si deteriorano e fanno male, e quindi sempre prediligere sempre il vetro. E quindi io ho preso questo qua perché è diciamo il migliore, il top del top, e quindi l'ho ordinato su Amazon dall'America, è arrivato anche stranamente molto veloce, con quanto ho pagato vorrei anche vedere, però diciamo che sono rimasto molto soddisfatto. Come vedete l'attaccatura è fatta proprio a prova di pappagallo, è stato diciamo semi facile montarlo anche per me che sono abbastanza duro per queste cose, mi sono fatto aiutare perché da solo è un po' difficile forse, però se siete bravi magari ce la fate, però insomma è facile, non è troppo difficile come installazione, avete tutto lì dentro, vi serve solo poi un cacciavite e una chiave inglese, insomma penso che più o meno tutti abbiamo questa roba a casa. Perché prediligere questi beverini al posto della classica ciotola con l'acqua? Perché semplicemente, scusate che lo poso, che paura mi caschi di mano, non vorrei... Grazie a questo non dovrete più cambiare l'acqua 20 volte al giorno,
ma basta cambiarla una volta al giorno. Mi raccomando, è importante la pulizia di questo peperino, perché naturalmente anche questo va pulito con gli appositi arnesi per pulire bene sia dentro che fuori, e pulire naturalmente anche quel tubicino dove esce l'acqua, visto che i pappagalli tendono spesso a usare l'acqua per inzuppare il mangiare, il cibo, comunque accidentalmente ci può cascare veramente di tutto. Questa è un'ottima alternativa per evitare quel problema e per evitare di cambiare l'acqua 25 volte al giorno. Se prendete beverini buoni come questo qua, non versano neanche, quindi non c'è il rischio che vi perda acqua, almeno che non sia difettoso, ma questo è proprio sfiga. Però non c'avete neanche il rischio che vi possa cadere in terra e rompersi ogni cosa, perché è agganciato veramente, veramente in modo solido e robusto. È tutta a prova di pappagallo, e quindi la differenza tra questo e un semplice beverino per criceti è che questo è fatto proprio a prova di pappagallo, quindi serve soprattutto a limitare i danni e possibili quindi incidenti. Tutto questo perché è importante che l'acqua del vostro pappagallo sia sempre pulita, perché un'acqua comunque contaminata dallo sporco, dal mangiare e da qualsiasi altra cosa che ci può finire dentro, giochi, pappagallo stesso ci può fare il bagno dentro, tutte cose che si possono quindi evitare, tutte cose che si possono risolvere, perché se poi il pappagallo beve l'acqua sporca rischia delle infezioni intestinali o comunque naturalmente non gli fa bene. Quindi questo proprio serve per evitare questo problema ed evitare anche a voi di star lì a cambiare l'acqua 25 volte al giorno. Non penso di riuscire a farvi vedere Tito mentre beve, perché una volta che va lì col telefono o con la videocamera lui impazzisce, dimentica quello che stava facendo e viene addosso a me, quindi non ci riuscirò a farlo vedere, però spero di riuscire a farvi capire come funziona, insomma che abbiate visto come funziona. Però il pappagallo sbecchetta la sferettina col becco o con la lingua e l'acqua quindi scende a gocce, proprio a gocce. Inizialmente ero preoccupato del fatto che magari Giorgio non capisse, che non si abituasse a bere da lì, avendo sempre bevuto dal suo ciotolino dell'acqua, ma in realtà era più una preoccupazione mia che sua, perché i pappagalli, vi ripeto, sono animali molto intelligenti e molto curiosi, quindi imparano soprattutto perché si divertono a fare i curiosi e a rompere le scatole la maggior parte delle volte. Quindi in realtà è stato velocissimo, e devo ringraziare, come ho detto prima, Andrew, perché lui li utilizza già da tempo. Infatti mi ha consigliato lui, abbiamo quindi discusso insieme della cosa, e quindi ho detto perché no, voglio provare anch'io. Lui si è trovato bene, quindi ho detto provo anch'io, mi fido, e infatti non ho avuto nessun problema né per farcelo abituare, perché è stato veramente istantaneo, a parte naturalmente la paura iniziale di questo arnese, comunque grossotto, cioè varie misure naturalmente, però io ho preso quella di 32 oz. Però a parte quindi, come ho detto, la paura iniziale che i pappagalli di solito hanno per qualsiasi cosa di nuovo, poi una volta che lui si è avvicinato e ha becchettato la sferettina e si accorge che lì da lì scende l'acqua, è automatico che poi lo colleghi al punto in cui beve. Vi consiglio inoltre di lasciarlo in un posto più vicino possibile a dove c'aveva l'acqua prima, almeno che comunque colleghi il posto al nuovo distributore d'acqua, si può chiamare così, e quindi per questo non penso che avrete nessun problema, soprattutto se avete pappagalli abbastanza avventurieri che non sono troppo timorosi. Avrei avuto più preoccupazioni con Tito, perché lui davvero le cose nuove proprio neanche ci si avvicina minimamente, però sicuramente avrebbe imparato anche lui con un po' più di pazienza, forse, che meno si spinge, meno si butta, meno, però l'avrebbe imparato sicuramente anche lui. Un consiglio universale che vi posso dare, quindi anche se non avete questo beverino qua che ho preso io, oppure se non avete intenzione di prenderlo, è di cercare di mettere quindi l'acqua in una posizione più lontana possibile dal cibo, quindi dai semi o dalla frutta alla verdura, perché quindi il pappagallo sia meno invogliato a buttarcela dentro, o che ci siano meno possibilità che ci finisca in modo accidentale il cibo dentro, ed evitare di mettere posatoi che stiano al di sopra dell'acqua, perché se il pappagallo sta tanto al di sopra dell'acqua è capace che qualcosa ci casca dentro. Abbiamo visto tante volte come allestire in modo corretto la gabbia, quindi mangiatoie, beverine e tutto. Quindi se non volete comprare questo affare, cosa che in realtà vi consiglio di fare perché davvero risolve davvero il problema, è quello di almeno tenere l'acqua più lontano possibile dal mangiare, e utilizzate i ciotolini in acciaio inossidabile. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo era una semi recensione di questo affare, era anche per spiegarvi come risolvere questo problema, almeno come io per ora ho risolto questo problema,
e anche come evitare, se avete per ora o per sempre i ciotolini con l'acqua dentro, come evitare quindi che il pappagallo lo sporchi eccessivamente. Io ho detto, Giorgio ce l'aveva lontanissimo sia dal cibo che dagli estrusi, ma ce li buttava dentro o comunque ci stava sopra e quindi il suo sporco ci andava. Quindi questo dipende anche dal pappagallo che avete voi e dalle necessità che avete, possibilità, cose varie. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ditemi voi cosa ne pensate, se ce l'avete, se avete intenzione di prenderlo. Magari vi ho invogliato a provare, a testare questo nuovo mondo, perché a me davvero mi ha aperto un mondo nuovo, perché sono molto più tranquillo e sereno adesso con questo affare. Mi raccomando, se lo prendete, monitorate il vostro pappagallo prima di lasciarlo da solo, quindi dovete vedere bene se beve o non beve. In cima alla bottiglia si formano quindi delle bollicine d'aria che man mano diventa sempre più grossa fino poi naturalmente a scendere di livello. Ecco, da lì vedete se il pappagallo ha bevuto oppure no, a seconda di quanto è scesa l'acqua. Potete segnarvelo con un pennarello, insomma, un modo lo trovate per vedere se il pappagallo sta bevendo oppure no. Quindi non mettete quello e partire per 2 settimane o anche per una giornata intera, ma dovete essere sicuri comunque il pappagallo beva. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Vi lascio tutto in descrizione e ciao a tutti.